Siamo a Trieste, nella parte alta, al posto delle fragole, che poi non è nient'altro che nel vecchio manicomio di Trieste. Sono con un rugbista doc dei bei vecchi tempi, Roberto Metz. Il rugby è stato per noi vita, poesia, modo di vita, modo di interpretare la vita. Cioè, giusto un momento fa con Giancarlo, mia moglie diceva, a 15 anni ci siamo incontrati e io gli ho detto: ma guarda che gioca rugby. Quindi se vuoi che continuiamo la relazione, gioca rugby. Questo è l'input che tutti noi rugbisti abbiamo. C'è chi va in viaggio di nozze, come ho fatto io, si sposa di lunedì per ritornare al sabato, perché la domenica c'è la partita, quindi gioca la domenica, si sposa di lunedì, ritorna il sabato per giocare la partita. Questa è la mentalità e la filosofia del rugby. E metto il muce, dico il cra, devo a servo la domani, dico il muce, dico il cra, devo a servo la domani. Abbiamo la fortuna di aver mantenuto una bella cerchia di appassionati, appassionati nel vero senso della parola, non più praticanti, perché logicamente gli anni sono inesorabili, però appassionati ci troviamo due volte all'anno sicuramente. Poi se capita, e purtroppo alla nostra età capita più spesso ai funerali che non alle feste, no? Però se capita anche in altri modi, però due volte all'anno sicuro facciamo questa riunione di vecchie glorie. Ebbene sì, praticamente siamo a questo ritrovo conviviale nel quale non è che si ritrovino solo ed esclusivamente i giocatori, ma anche tutte le famiglie. L'invito era per mogli, morose, babe, sì, amanti, concubine. Concubine, ecco, questo me l'ho dimenticato. Ognuno porta quello che ha. Di Malta, si è sbrizzato su merda alta, tutta strada mica sporca. E coi confini che sei adesso, ti tocca giolto anche il mio cesso, per scaricarmi mi tocca adesso far passaporto per la zona B. Cosa vuol dire ritrovarsi dopo tanti anni, ma poi con una cadenza del genere e non annoiarsi mai? Posso dire dell'emozione che si prova nel rivedere periodicamente le stesse facce, gli stessi personaggi con cui hai avuto e hai condiviso una vita di battaglie, di fango, di quello che vuoi, no? E rivederli è un piacere enorme, ti dà una soddisfazione quasi, diremo, non so neanche io come definirla, una soddisfazione che va al di là del piacere di incontrarsi, no? Certo. E hai questa soddisfazione, questo ritrovo, questa situazione che ti porta ad aspettare il prossimo incontro, perché tutto il resto va bene, la vita corre, fai le tue cose, la tua famiglia, i tuoi figli, però aspetti l'incontro successivo, perché questa comunque è una parte della tua famiglia. Luogo in cui ci troviamo, no? Sempre, quindi è, quello, è un posto fisso. Sì. È quello famoso che in un mio libro c'è un racconto che parla della visita dal medico, dal sportivo in manicomio. Sì. Ecco, e noi siamo venuti qua quando il manicomio era chiuso,
no? Siamo venuti a fare la visita medica a tutta la squadra dai nostri giocatori, che era Beppe Dell'Acqua, che erano tutti quelli che erano medici. Ah, bene, rullate ovviamente. E siamo l'unica squadra del mondo, penso, ad avere questo Guinness dei primati, ad avere la certificazione per il gioco del rugby fatto in manicomio. Sì, sì, sì. Aspetta che mi pettevo. Questo è il professore di ginnastica, no? Della classe del 74, con la quale abbiamo vinto, ho vinto tutto quello che c'era da vincere a livello mini rugby. E il prete che tocca il cuore, la nostra Ginetta, la nostra Ginetta, la bavana va in Friuli, e il prete che tocca il cuore, la nostra Ginetta, e il prete si è innamorato. Questo ragazzino qua, buonasera. Salvo Nadrak, qua, grande, grande tre quarti dell'epoca d'oro. Stavamo ripassando sempre, sui vecchi, sempre noi siamo sempre in forma, i vecchi tempi. Bravo. Dove è papà? E lì, là. Vabbè. Ciao caro, cosa che devo dire? E che sono bravo. Lui è bravissimo. Ciao. Lui è il nostro papà Gigi Carrara, che vi ricorderai probabilmente. Certamente. E De Bede, che è stato uno dei primi giocatori del CUS, uno dei fondatori del CUS. Dopo purtroppo anche arbitro, insomma. Purtroppo anche arbitro non suona tanto bene. Anche dopo si capita sull'ecologia. E dopo anche istruttore dei ragazzini e tutto il resto. Ma guardiano del parco di Piramide. Quindi adesso siete tutti sostenitori del Trieste in Serie B. Per De Iuri. Parte sì, mamma mia, sicuramente. E questa meravigliosa. Dopo andarci a preferire il suo Prosecco. Allora ci voleva il Trieste. Sì. Il moving out. Ci vuole un campo. Dopo tanti anni. Ci vuole un campo. Quello è il fatto. Ci vuole un campo per. Giancarlo, questa meravigliosa signora. E la signora Sirotic, Anna Poggi, e tu Sirotic lo hai conosciuto, avrai giocato, papà sicuro, e il grande poeta, il grande scrittore di poesie. Quindi il bello è che non occorre essere solo ex giocatori, ma quando siete nella famiglia del rugby, certo, non se ne esce più. No, non se ne esce più assolutamente. Ma è un piacere o un dramma non uscirne più? No, è un piacere. Un labirinto. Non è un labirinto. No, c'è una porta d'entrata e una d'uscita. Basta se ci vuole, basta saper scegliere. Compagni, tutti mi guardano e fanno cucù, ma io faccio finta di niente perché mi guardano sempre di più. Non mi crescere venti davanti, te prego bambino Gesù. Sono due ma mi sembrano tanti. E Giancarlo Rossetto è stato uno degli avversari più ostici che noi abbiamo avuto, e con la sua squadra. Qual era la sua squadra? Villorba. Ma col Villorba! Socio fondatore. Socio fondatore Villorba? Mi regalerà la tessera domenica scorsa del derby. E che c'era il derby? Il Villorba, nelle epoche nostre, no? Era una squadra altamente competitiva, non tecnica, competitiva, perché sta parlando dei fratelli Zambon. Sì, 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 sì. Una squadra un po' ostica, no? Con la quale abbiamo fatto un'innumerevole serie di battaglie, no? E gli abbracci. Di abbracci, anche di, no? Però gli abbracci affettuosi, no? Portano all'amicizia costante negli anni. Sono io
qua proprio nell'88 sono venuto a Trieste perché sono venuto a far felice la Triestina, perché loro gli riusciva, e sono rimasto qua, insomma, sono rimasto nell'ambiente, ho dato la mano volentieri. Ecco, per un veneto, mentalità veneta, mentalità rugbistica, cosa hai trovato di differenze o di simili cose, di comportamenti tra Veneto, Villorba, Trevigiano e la mentalità triestina? Quando sono arrivato a Trieste mi è sembrato di tornare a Villorba 20 anni prima, no, per la serie che era una società che era appena nata, Rugby 2004, ha messo insieme tutte le risorse vecchie, cercato di fare un gruppo, stava nascendo in pratica. No, stava rinascendo, perché Trieste ha avuto una storia con tre squadre addirittura che giocavano. Io mi ricordo Trieste era la Libertas, Fiamma e Cus. Parliamo della prima squadra di Trieste, il 33, 1933, prima ancora di Udine. Poi nel dopoguerra ha avuto una storia luminosa, perché la Polizia Civile di Trieste ci portava ad avere a Trieste giocatori anche internazionali, gallesi, irlandesi, neozelandesi, no? E c'erano anche altre due squadre in Serie A, la Giovinezza e l'Edera. Quindi voi a Trieste avevate tre squadre? Sì. Cioè è incredibile già pensare adesso due squadre di un certo livello. Di altissimo livello. Tre squadre a Trieste. In quei periodi erano ad altissimo livello. Sì. Di altissimo livello. Eravate con in Serie A. Sì, ma la Polizia Civile, tu sei nell'ambiente da tanti anni, quindi conosci Giovanni Perto, che era capitano della Polizia Civile, no? E spopolava in giro per l'Italia e per l'Europa. E aveva, ti posso raccontare un aneddoto che è interessante. E se chiedi a papà, questo è un aneddoto raccontato mi da Corrado Rossi, no? A Udine tanti anni fa hanno fatto una partita nazionale italiana contro la selezione di Trieste, perché nel dopoguerra si doveva riprendere gli incontri internazionali, la Coppa Europa, e la nazionale italiana, prima di andare a fare la Coppa Europa, non ha convocato nessuno di Trieste perché non eravamo italiani, no? E hanno fatto una partita però a Udine pre trasferta per allenamento, no? Fatta questa partita a Udine, la nazionale italiana se n'è tornata a Roma con 30 punti in saccoccia, e hanno deciso che per quell'anno là non partecipavano alla Coppa Europa. E è successo che l'anno dopo nazionali erano i vari nazionali triestini che poi insomma hanno fatto la storia del Trieste. Hanno fatto la storia del Trieste. Primario l'assaluto perché mai mi sei passato, ma sei stato un'altra bala, la che vedi torna qua. Lavate i capelli di paia, la vestaglia pindolò, finiremo sta marmaia di l'ottava division sul paion dell'acqua terra. Pasqua, non lo senti Pasqua? Pasqua in piedi, Pasqua in piedi. Di tu mare, tu pare, tu sì. Ma quella è una messa. Guarda, giusto, bene che te lo portavo. Eccoci qua. Te lo portavo, guarda. Questa è storica. Stiamo parlando. 1965, campionato nazionale giovanile, terzi classificati. Qua, me pare di tutti questi, ci sono due qua presenti. Cociani, guardi. E questa è la tessera della Fiamma di quella volta. E Ferruccio, dove è Ferruccio? Vieni qua, vieni qua. Questo è il nostro famoso psichiatra, quello che ci ha fatto la visita, Peppe dell'Acqua, no? E chi è quello lì con la fascetta da capitano con la barba? Riconoscibilissimo. Quando era un po' più dilatato. E questa è un'azione che è famosissima. Sì.
No, però devi metterla in piedi così la riusciamo a vederla. No, ma questa qua è importante. Ecco, metti tutto quello che te vuoi. Questa è la nostra. Vedi, vedi, vedi. Pian piano. Kessa Mogorovic. Ortolani. Ortolani e Nadra. L'ultimo. E meno sono. No. Sì, devo. Ma non lo so. Ma chi te vuoi che te vuoi? Questa è famosissima, perché era la squadra più forte giovanile di quel periodo, 65. Cocciani, allora, mi sono questo qua, e Cocciani, va la Casella, faccia le mona, lo troviamo, guarda. Eccolo, guardalo. Questo è il nostro dottor, quello che ci mantiene ancora in salute. Questo guarda come Piero. Facendo le carte false, dottore. Registrato. Visto. Piero. Luigi, cosa ci fa un friulano in mezzo a voi triestini? Penso che non è concurizzo. Una meraviglia, è un piacere di rivedersi, di contarsi. E di raccontarsi. Raccontarsi e raccontarsi e contarci, vedere quanti siamo, quanti hanno ancora voglia di partecipare a queste esperienze. Beh, detto così sembra un po', no? E appunto tanti... ci sentono solo o a queste cene o qualcuno ha detto. Sì, ho capito, no, lasciamo perdere, olè, non ci si trova altro, oppure qualche qualcosa di piacevole, non so. Pedrino quel muretto, 5-6 che caga, senza un tocchettin de carta, senza un tocchettin de carta, Pedrino quel muretto, 5-6 che caga. Senza un tocchettino di carta, per fortuna sei tu. La scolesa, è una roba naturale, il che mola la scolesa, e se libera te un mare. Che vuol ben finire il fiato, perché se no viene fuori a mezza, resta in cui l'altra metà, perché se no viene fuori a mezza, resta in cui l'altra metà. Vabbè, storie che avevamo da raccontarmi. Sai che noi siamo vecchi tandoi, perché dei tandoi siamo i vecchi. E allora cerchiamo di, come posso dire, non mettere tutto in cassettino. Viviamo, continuiamo a costruire questa storia. Certo. Il giorno che ne potevamo più correre, pazienza. Come dire che gli aneddoti. Perché voi scendete ancora in campo? Sì, sì. Per conquistarci la birra bisogna scendere in campo. Facevi parte della famosa squadra Udine Trieste. Puro Galli. Che andavano a giocare a Trieste. Puro Galli. Puro Galli. E siamo andati a giocare a Dublino insieme. Abbiamo fatto. Ti ricordi Dublino? Bravo! No, stupendo. Mondiali. E mondiali a Dublino. E da giovani invece? Prego.
e da giovani si prestava San Luigi, no, da giovani da qui non posso ricordarmi, ma a 13 anni giocavo già a rugby. Ho finito di giocare a 57 e ho fatto il mio. Però come era giocare in quegli anni a Trieste con tre squadre? Com'era giocare con tre squadre? Scusa, com'era giocare San Luigi? Com'è? Bravo, è una cosa. Pochi si ricordano. Come si può descrivere oggi il San Luigi? Non so, giocare in una cava di ghiaia a rugby. Contro vento? Sì, con mamma che ti diceva non giocare più perché ti rovinavi tutte le ginocchia, tutto quanto. Come una è vero, sì, veramente. C'è San Luigi, un campo dove tu partivi con le scarpe, io so che avevo, papà mi aveva regalato un paio di Patrick quella volta. Le Patrick, le Patrick dire. quella volta. E a San Luigi, quando dovevi, io giocavo tre quarti ala, quando dovevi partire proprio per lo scatto, la scarpa rimaneva nel fango e tu continuavi a giocare. Anch'io negli anni 80, in giovanile, anni 70. Però una cosa, scusate adesso. San Luigi, aspettate, questo devo raccontartela, perché è stata una partita, una giornata meravigliosa, dove in Coppa Italia dovevamo giocare con il Petrarca Padova. Petrarca Padova è arrivato con il loro autobus, tutti belli in divisa, tutti quanti sono scesi, ti ricordi San Luigi, c'era la rampa, quando hanno visto il campo hanno detto qua noi non giochiamo, abbiamo vinto 3-0, a tavolino non hanno giocato, no, allora, era impossibile, buona, pioggia e ghiaccio, guarda. Sì, ma tra l'altro scusami, loro parlano che ai loro tempi avevano il Treppini. E il Treppini era ghiaia, Sì, sì, no, vabbè, ma San Luigi. Ora però a voi devo fare una domanda che nessuno ancora ha avuto il coraggio di affrontare l'argomento. Commentatemi come vivevate prima, durante e dopo i derby Trieste e Udine. E qua il Triestino Rogna. Ma no, non ce l'avevamo con loro. Loro ce l'avevano con noi. Ma dicono sempre tutti così, eh? Sì. Sono sempre gli altri che no, ce l'hanno. Ma veramente, noi eravamo, diciamo... Sei arrivato nell'argomento clou. Non lo so, Roberto. Sì. No? Sì. Come vivevate a quei tempi, sì, il prima, il durante e il dopo, derby con l'Udine? Ma il derby è sempre stato un qualche cosa di particolare, no? Perché logicamente... Il prima forse c'era un po' di nervosismo in più, no? Il dopo come tutte le partite di rugby, divertendosi. E qualche volta abbiamo strappato un po' di invidia da parte ai nostri avversari, perché noi ci divertivamo comunque, sempre. Noi alla fine di ogni partita c'era la grande festa, il grande casino, le grandi cantate, no? Con l'Udine mi ricordo un derby, però che dovevi farti la doccia molto bene alla fine del derby quando giocavamo a Udine. Al Moretti! Tutti neri! E là era veramente una cosa, perché con la mentalità nostra da triestini finalmente eravamo tutti neri! Voglio far più femmine, metà e eroi, cicì, che bello, uè, cicì, che bello, uè, cicì, che bello, uè, avanti tre, che bel divertimento, avanti tre, la vita è tutta qua. Cicì, che bello, uè,
Derby con l'Udine, l'Udine, dove sei l'Udine? Ah! No, 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 era battaglie. Esisti anche Udine. Battaglie. E Udine era sempre più forte. Qualche volta che avevamo vinto anche, ma raramente. Senti adesso, non per fare il discorso da vecchio o altro, ma secondo voi, con le filosofie dello sport, del rugby che cambiano, si aggiornano, si evolvono, i derby adesso sono vissuti come li vivevamo e li vivevate voi un tempo? Sono rimasti invariati? Diventa mai un rugby moderno e quindi il derby trova il tempo trova? Con l'Udine è sempre una roba particolare. A tutti i livelli, dai under 6 alla prima squadra di derby. Il derby è sempre derby, comunque. Finanziere, cosa devo dichiarare? Quanta carne posso portare? Cosa solo mezzo chilo? Mi dispiace che peccato, qualche volta passo lisa e ne avanza anche il peccato. A quel punto inizio Usani, gli stava un poco mal, tutto il tunnel deva insieme e lo porta in ospedale. Passa poco per piacere lei signora che dichiara, ah, sono buca di benzina, ma di noi la costa cara. Finanziere, finanziere, cosa la me sta faltando, quasi che tu la roba mia non si mettete contrabbando. Tempo, fare una selezione che chiamavano comunque un'unione di Udine e Trieste era una cosa incredibile. Era Corrado Rossi che la che riusciva che la componeva. Questa è una roba molto seria. La canzone ti rimelo forte, giusto per il ponta. La canzone ti rimelo forte, giù di me in punta, la canzone ti voglio cantare. A Firenze facevo il tripaio, mi è successo un grossissimo guaio, la mia moglie è una donna eccellente, dava via la trippa per niente. La... La canzone tirimelo forte, giù di me in punta. La canzone ti voglio cantare. La ragazza di via Panigale con le tette scoppava le scale, là dove quella di Borgo alle Croci col grilletto spiacciava le noci. La canzone ti voglio cantare. Le partite con Parigi, no, prima, e la Reims dopo, che è un'altra squadra francese che abbiamo incontrato, sono state sotto il periodo che eravamo sotto l'egida di Corrado, no? Poi l'ultima, quando Corrado ormai non era più neanche il nostro allenatore, abbiamo comunque fatto la partita con Giorgio Batti in panchina e Corrado ha giocato con noi. Lavora in Arsenal, gli fa fondi del bucal. Gli lavora notte di venire de culo a chi strovar. Gli lavora in Arsenal, gli fa fondi del bucal.
La prima squadra in regione, tra l'altro, se non sbaglio. Sì, sì, la prima squadra in regione, sì, Trieste è stata la prima squadra in regione, giocavamo a 15 ed è stato veramente un momento bellissimo della mia vita. Fanciullezza? Beh, non ero tanto fanciulla, per dire il vero, perché ho già 26 anni e allora, ho giocato 4 anni. Contro squadre come Benetton Treviso, che hanno le Red Panthers, le perle nere del Petrarca Padova. Sì. Il San Donà quella volta, che era una squadra bella costituita e numerosa, ma si è persa prima di noi, per dire il vero. Mm-hmm. Il Bologna, Milano, Roma, facevamo trasferte in tutta Italia, importanti. Quindi un campionato nazionale. E com'era in quei lontani anni, stiamo parlando degli anni 80? Era no, 90. Allora, noi abbiamo cominciato come compagne, amiche, consorti dei ragazzi del Trieste, che ci guardavano, ci hanno sempre incoraggiato, ma con una vena di ironia. Beh, vediamo, sì, del tipo, vediamo un po' cosa fanno ste qui. E giocavamo infatti nel loro campo, avevamo una parte, allenavamo gli stessi giorni. E il nostro primo allenatore è stato Robby Metz, che è stato lui che ha, diciamo, vinto questa scommessa. E il primo campionato non era neanche un campionato nazionale, era un campionato con la WISP, perché la Federazione Italiana di Rugby osteggiava. Sì. C'è stata tutta una procedura importante che la squadra di Roma, per dire il vero, questo bisogna dare atto a loro, hanno portato avanti fino al riconoscimento da rugby. Insomma, in qualche modo hanno obbligato la Federazione Italiana ad accettare anche essere in campo. È stata un'esperienza fortissima, bellissima, e la vicinanza con le compagne, il contatto fisico, lo sforzo anche, i colpi che si prendono, però tutto questo era niente in confronto al piacere di stare con le compagne, con la squadra, col gioco, capire il gioco, che era così diverso, guardarlo era una cosa, giocarlo era una roba. Cosa diresti adesso alle mamme di oggi per convincerle a mandare le loro figlie, ma anche figli, a giocare a rugby? Perché? Che è uno sport molto formativo, che è uno sport formativo e che è uno sport che insegna molte cose, che non si è soli, non si può essere soli, non si può far niente da soli, si gioca assieme. E questo, forse in questo momento, è un messaggio importantissimo, che la vittoria non è di uno, ma è della squadra, ed è una cosa bellissima. Non c'è più maschere, non c'è più carnevale, che come i tempi andai, la nostra gioventù non la seguire pieno la canta più. Canta San Giusto dal suo campanile, l'eterno canto che scorre ogni cuore, Trieste tutta se un canto somiglia il profumo dei fiori, canta la ora le onde del mare e le sirene che chiama il lavoro, c'è una canzone di Susa a cantare, Trieste tutta su canto d'amore. Per fortuna, tra tanti giocatori ex che ho visto sempre da piccolo giocare, trovo qualcuno contro cui ho giocato, anzi abbiamo anche giocato assieme in qualche selezione. Qualche selezione, sì, sì, eh? Sì. Che ci fai qua? È quello che ci fai tu, perdiamo il nostro tempo in compagnia, ecco, questo è quello che facciamo. Qua ancora il vero vecchio spirito del rugby,
quello di ritrovarsi, poi voi lo fate in maniera anche cadenziata, a ricordare i vecchi tempi, a ritrovare uno spirito, che forse è quello il live motivo di questa sera, se il vero vecchio spirito del rugby esiste ancora oggi. Diciamo che noi siamo qua stasera anche perché siamo reduci dal funerale di un nostro carissimo amico, è il primo che ci lascia di quello che era la nostra giovanile, per cui un motivo in più per ritrovarsi. E in una situazione così triste diciamo che riusciamo a trovare quell'allegria che diversamente non potremmo trovare se non in un ambiente come questo. Un ambiente quindi che riesce a mantenere sani ancora certi principi, che va molto al di là dell'amicizia dello sport. Diciamo che uno dei principi, o i principi come hai detto tu, sono proprio l'amicizia dello sport, quindi non c'è, soprattutto quando c'è l'agonismo, soprattutto quando si gioca assieme, è impossibile non portare avanti nel corso della propria vita questo legame che è inscindibile, ahimè purtroppo, o anche nel momento, in momenti così tristi dove il nostro carissimo Dario ci ha lasciato, è il primo della nostra giovanile che ci lascia. Che porto sta parete tra i colori del papagallo, passa un gendarme in bicicletta che per te è un generale, che non bagniamo quello stupido ignorante di notte, sa che i tempi se cambiare, se te capiti a Trieste come un altro direi del burro e del fason, se mi mandano e questo è il motto Triesti, credati ben, credati mal, sempre allegri mai passion, mi mandano. Lo incontravo per farlo bel e coi persuti se svolato in ciel e vi parlavo che questo è il motto Triesti, che la di bel la scoresetta è un vento soffice che fa sempre sì che soffice ma le furze pianissimo la scoresa è una roba se libera d'un mare, per verrare la scoletta.